Avete mai provato a legare la vostra ragazza al vostro ragazzo? No, perfetto. C'è qualcuno interessato a delle bellissime corde rosa? Per legare e fare sconcerie, prego. Bellissimo il palloncino attaccato così. Adoro, aspetta. Perché poi sballonza. Esatto. Lo vorreste? Un vibratore? Devo trovare qualche stimatore del sesso anale. Aspettate a iniziare a distribuirli, perché prima partiamo come corteo del piacere e iniziamo a distribuirli dopo, perché colpiamo Milano nel cuore. Ho preso dei vibratori, ho preso delle palline anali, palline vaginali, cockring, manette, bende, frustini. Se avete in mano sex toys di cui non capite l'utilizzo, dimostrerò su di voi come vanno usate. Tre uomini al bar. Quindi beato te che ti sei andato così. Sussurrargli qualcosa all'orecchio e poi finisce lì. Ride che no, ti ha sentito dire, un giorno si nasce poi si muore. Sì, lo so. Robe che vibrano, robe che ti infili, robe che ti spalmi e robe che ti costringono. E quanti cazzi oggi è? Si senti i suoi squat, è come un ovino Kinder. C'è la sorpresa dentro? Che è una pallina con dentro una pallina. Una pallina matrioska. Esatto. Te la devi infilare, però non la devi aprire. E che devi infilarla con tutta la confezione? No. Partiamo da qua verso Via Dante. Via Dante, e poi della lingua dopo, italiana. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai un plug in culo, diceva. E chi è stato? Questo Dante. Questo è figo, eh? Poi guarda. Allora iniziamo la destra, destra. Candele che poi mi diventano olio da massaggi. Accendi la candela, quando si scioglie la spalmi sulla schiena della compagna. È un sex toy dalla forma un plug questo... Ma sicuro? Guarda, se lo guardi bene, prova a vederlo da questo lato. Sì. Stimatore del sesso anale, se niente di male. Cioè, per iniziare è un po' lungo, però insomma, però potete usarlo su quello degli altri, voglio dire. No. Cosa serve? Questo si infila nel culo. Prova a pensare al Natale. Cioè guarda, è un albero di Natale. Oppure ad esempio, se tipo tu questo qui lo usi nel lavandino per sfilare. Dai. I più audaci di voi addirittura, più che chiedere se hanno mai usato un sex toy, potrebbero addirittura chiedere alle persone quante volte vengono a settimana. Facciamo così, tu arrivi, io lo metti, lo chiudi da qua, si metti un attimo in più, non importa il taglio, ok? Bravi, mi fanno il piacere, avete spiegato la causa giusta. Missionari del piacere, siete stati una meravigliosa espressione di bellezza. Abbiamo acceso fantasie, curiosità erotiche in Piazza Duomo, bravi, liberandola da tabù ed inibizioni. Il viaggio continua, bastardi. Vi auguro sinceramente una vita eccitante sotto ogni punto di vista. E ogni qualvolta vi sentirete sopraffatti dal tempo e dai suoi inganni e potrete ascoltarvi Mistress. Può ricordarvi che se siamo di passaggio, cosa c'è da prendere così seriamente, dai?